Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di libri. Luglio è iniziato da pochi giorni e io volevo parlarvi di alcuni dei libri che potremo trovare in libreria nel mese di luglio. Il primo si intitola Non mentirmi di Philippe Besson, Edizioni Guanda. Questa è la storia di un amore intenso, di un amore segreto e omosessuale, ma in un'epoca in cui l'omosessualità era ancora considerata un tabù, perché questa storia è ambientata nel 1984 ed effettivamente gli anni 80 consideravano l'amore omosessuale ancora un po' un tabù, quindi non era sicuramente considerato libero e aperto, ma c'erano ancora parecchie discriminazioni e parecchi tabù, intorno a questo tipo di argomento. I due protagonisti vivono un amore unico, un amore intenso, ma che li segnerà entrambi, perché saranno portati tutti e due a compiere delle scelte molto diverse. Quindi è un libro veramente carico di emozioni, carico di intensità e che sicuramente porterà il lettore a fare delle riflessioni su certi temi. Il secondo libro è Il silenzio dell'alchimista di Nerea Riesco, Edizioni Garzanti. Questo è un libro che mi attira tantissimo. È ambientato a Cambridge, viene trovato un professore morto e ha sul corpo esattamente le stesse ferite che aveva sua moglie, morta anche lei mesi prima in circostanze misteriose. L'unica persona che può cercare di scoprire cosa è successo è la figlia dei due, che ha in mano soltanto una formula che aveva scritto il padre, ma che lei non è assolutamente in grado di decifrare. Quindi dovrà fidarsi di un suo compagno di college che sostiene di essere in grado di interpretare la formula e le rivela che anche lei è in pericolo. Lei non sa tanto se fidarsi o no, ma non ha scelta. Quindi i due personaggi dovranno in qualche modo cercare di svelare questo mistero e di risolvere l'intrigo. Questo è un classico thriller che però mi sembra veramente avvincente da come è descritto. Il terzo libro è Rivelazioni di Michael Crichton, Edizioni Garzanti. È la storia di Thomas, manager, padre di famiglia, che incontra nuovamente sulla sua strada la sua ex moglie, che è ormai diventata dirigente dell'azienda per la quale anche lui lavora. Questa sua ex moglie, spietata e senza scrupoli, lo accusa di molestie sessuali. Lui deve difendersi e non ha altra strada se non quella di ribaltare l'accusa. Quindi sarà lui ad accusare la moglie di averlo molestato sessualmente. Quindi è un duello psicologico fra i due, un duello molto complesso, molto intenso, carico di emozioni, carico di intrighi, e a rendere tutto ancora più difficile sarà un intrigo finanziario che fa da sfondo. Il prossimo libro è Fiaba di morte di Andrea Gruber, edito da Longanesi. Questo è ambientato a Berna ed è l'indagine per omicidio di una donna che viene trovata appesa ad un ponte per i capelli. Sulla sua pelle c'è un segno che porta a pensare che tutto sia opera di un serial killer che è stato arrestato anni prima. Il problema è che questo serial killer è rinchiuso in carcere ormai da tempo e quindi non si capisce bene come possa essere lui la chiave dell'omicidio. Su questo, oltre alla polizia, indagherà anche una psicologa che cercherà, con delle sedute di gruppo e cercando di insinuarsi in maniera molto discreta, cercherà di capire come lui possa essere coinvolto, che cosa gli passi per la testa. Quindi, oltre all'indagine, diciamo, poliziesca, c'è un'indagine psicologica condotta in qualche modo in segreto e quindi vedremo che cosa verrà fuori, da questa storia e da questo tipo di indagini. Il prossimo libro è Semmai un giorno di Marco Vichi, Edizioni Guanda. Sono storie diverse di personaggi diversi, hanno tutti delle caratteristiche: chi è drammatico, chi è comico, chi è violento, chi è inerme, chi è un personaggio assolutamente solitario, chi è più estroverso, ma sono tutti ribelli a modo loro, quindi la caratteristica comune è questo essere ribelli, ma in realtà hanno caratteri e vite completamente diverse che però in qualche modo vanno ad intrecciarsi.
Le storie che si potranno leggere nel libro vanno da quelle più comuni, come ad esempio un uomo alle prese con il mutuo, con il dentista, con la spesa da fare tutti i giorni, e vicende un pochino più complicate e meno comuni, come quelle ad esempio di una figlia che riceve la lettera di un padre che è morto nei servizi segreti. Quindi ci sarà proprio un intreccio di storie comuni che in qualche modo fanno sentire il lettore anche vicino perché riguardano la vita di tutti i giorni e storie assolutamente meno comuni che faranno sentire magari il lettore un pochino più lontano da queste storie, ma che poi alla fine andranno tutte ad intrecciarsi, avvicinandoci sicuramente alla lettura e alla storia di questi personaggi. L'ultimo libro si intitola E le altre sere verrai di Philip Besson, Edizioni Guanda. Questo è un libro che ho voluto inserire perché mi ha colpito molto il modo in cui è stato scritto. L'autore acquista la riproduzione di un quadro famoso e comincia a immaginare la storia e la vita dei personaggi che sono ritratti nel quadro, mescolando narrazione e suggestioni pittoriche. In questo modo lui riesce a creare la storia di un'autrice di teatro e di un barista che è uno spettatore discreto degli amori di questa donna, degli stralci di amore in realtà che questa donna porta nel suo bar. Finché un giorno questo locale appartato si affolla di ricordi e di emozioni del passato, perché torna un amore passato di questa donna che ormai era finito da tempo, ma in realtà non si sa se sarà davvero finito e quindi potremo scoprirlo soltanto leggendo il romanzo. Questi sono alcuni dei libri che noi potremo leggere a luglio e che troveremo in libreria. Fatemi sapere nei commenti se ce ne sono altri che magari voi avete intenzione di leggere nel mese di luglio. Io sono sempre curiosa di sapere quali sono le vostre letture. Come al solito io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.